di imparare un mestiere c'è bisogno di fare tanta palestra a livello pratico, nel senso che devi studiare, si fanno dei corsi, poi inizi a tagliare, perché poi devi avere a che fare con le clienti che poi diventano esigenti, che poi magari però piace il tuo modo di fare, quindi tornano, ritornano. Perché ho parlato di palestra? Perché il parrucchiere, quindi Pasqualina Tuccillo e Carla Costantini, che hanno questo parrucchiere all'interno della palestra Virginia Active a Bufalotta, ci spiegheranno anche come nasce. Intanto do a loro il benvenuto, ciao, benvenuti ai nostri microfoni. Ciao. Ciao. Ciao, buonasera. Allora, questo parrucchiere innanzitutto perché si chiama Riflessi? Ecco, questa è la domanda più difficile. Si chiama Riflessi perché ci abbiamo pensato tanto, è stata una settimana difficile e alla fine tra tanti nomi, riflessi di nomi troppo lunghi, alla fine abbiamo accorciato i riflessi. Riflessi, beh, anche perché quando si va dal parrucchiere ogni tanto si dice che fa qualche riflesso. Esatto, quindi facciamo riflessi di tutti i tipi, ci chiamiamo così. Quindi chi viene da voi riflette mentre fate i capelli? Anche, sì, riflette su quello che vuole, ma poi alla fine tanto decido sempre io, ovviamente. Cioè, ecco, questa cosa non è che mi piace tanto, come quando vai al parrucchiere e chiedi, sì, ma non tagliare tanto, e poi esci con i capelli corti. Esatto, vabbè, questa è la fama degli altri. La devi avere i riflessi e bloccare la mano nel parrucchiere. Esatto, io faccio riflessi, parlo di colori, quindi... Si scherza. Invece quando nasce quindi questo parrucchiere, quando hai deciso di aprire questo parrucchiere all'interno della palestra? Nasce sei mesi fa, in realtà l'estate scorsa, nel mese di agosto, pensavamo a questo mio sogno nel cassetto e grazie all'aiuto di zia Carla, appunto, siamo riusciti a mettere su questo negozio veramente nel giro di poco tempo, perché poi abbiamo aperto il primo settembre. Quindi dal cassetto hai tirato fuori le forbici, sì, in tutti i sensi hai cominciato a tagliare. Esatto, e lei ha tirato fuori carta e penna. Soprattutto, sì. Comincia a fare i conti, che è la parte più, esatto, difficile. Quindi zia Carla si occupa di quello, della parte burocratica? Sì, sì, essenzialmente sì. La gestione del tutto, perché come dicevamo prima nella pre-intervista, un conto è fare il proprio mestiere, un conto farne un altro, ossia curarsi di tutta la parte burocratica, quelli che, esatto, sono i conti e quant'altro. Esatto. Un conto contare sulle dita fino a 10, però quando poi devi contare altro diventa un po', sì, difficile. Si chiama lei. Sì, esatto. Ciao zia Carla, sei pronta per fare i conti a fine mese? Quindi all'interno del parrucchiere ci sono anche altre ragazze che ti aiutano? Sì, assolutamente sì. E c'è Sara e c'è Carmen. Diciamo che senza di loro non ce la farei, soprattutto in questo momento. Perché adesso primavera, comunioni, matrimoni, sì, è pieno, sì, soprattutto, sì, il sabato, i giorni, sì, più. Poi il bello della palestra, appunto, è che c'è tanta gente che va in palestra, si allena e stanca e dopo non gli va di farsi i capelli da sola, quindi viene da noi e... Una bella piega. Una bella piega. Ci dà la palestra tutta esatto, profumata, così, pulita, pronta per la serata. Esatto. Questa è un'ottima cosa, un'ottima idea, sì, e soprattutto quelle che ci tengono particolarmente al... che lei andava in palestra, Laura andava in palestra... Filippo va in palestra alla Virgin, pensa. Lavora. Ah, proprio. Lavora alla Virgin. Ciao, cioè, Filippo. Ciao Filippo. Tagliamo, segreto. Pensa, lavora, va in palestra alla Virgin, in realtà ci lavora. Va bene, torniamo a noi, riflessi. Qual è il taglio che va quest'anno? Soprattutto per la primavera estate 2017, ce n'è uno particolare? Ma diciamo che in questo periodo vanno i capelli un po' scalati, ma tendenti a lungo, ma anche il bob corto, più corto dietro e lungo davanti, che non muore mai attualmente. Quindi non il carré, ma quello un po' scalato. Esatto, sì, sì. Poi diciamo che la moda la facciamo noi, perché io sono di questa idea. E uno in base al proprio viso decide cosa gli sta bene. Infatti si parla molto di contouring in quest'anno, quindi si sceglie il colore dei capelli e il taglio anche in base al viso, ai lineamenti. Che è importante, perché non è detto che tutti i tagli stanno bene a tutti. Esatto, quindi cerchiamo di indirizzarle verso la bravura, che sta meglio, sì. La bravura della parrucchiera è anche questo, saper consigliare. Sì, assolutamente. Che poi ci sono un sacco di teste verdi, blu in giro adesso, perché vanno, sì, questi colori un po' pastello. Grigie, sì, ci chiedono cose assurde. E farle è anche abbastanza semplice, e poi levarli questi colori che... Soprattutto diventa... quanto durano? Non si scolorisce dopo? Si scoloriscono, vanno riflessati spesso, diciamo che ci si deve stare dietro parecchio. Abbastanza, sì. Quindi se volete fare qualcosa di veloce, non siete abituati ad andare spesso al parrucchiere, evitate di fare questi colori particolari. Sì, oppure ci venite tutte le settimane e noi ve li riflessiamo cioè tutte le settimane. Soprattutto se andate in palestra lì alla Virgin, esatto, e poi dopo... Molto comodo. Comodissimo, direi. Soprattutto per i pigri, le pigre che non si vogliono lavare i capelli e fare, se li fanno...
vanno lì dal parrucchiere, si fanno lavare i capelli, una bella piega e poi così via. Poi noi siamo aperti anche di lunedì, quindi è anche questa una cosa molto molto comoda che tutti richiedono, perché il parrucchiere di lunedì non è mai aperto. Esatto, ma è una tragedia, c'è una serata il lunedì, che fai? Tutti chiusi, t'attacchi. Invece no, in questo caso no, il parrucchiere Riflessi è aperto anche il lunedì. Dove siete? Lasciamo tutti i contatti per i nostri ascoltatori e se c'è qualcosa che volete aggiungere fate pure. E allora, siamo a Talenti, presso appunto la Virgin di Via Dario Nicodemi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, principalmente per appuntamento, ma è chiaro che se siamo lì e passate cerchiamo il modo di farvi i capelli. E, vabbè, le marche che utilizziamo, non so se le vogliamo dire, e usiamo Vella perché la uso da anni, mi piace tanto, poi utilizziamo tanti altri prodotti, insomma, vabbè, se venite lo scoprirete. Eh certo, è inutile parlare, ma bisogna intanto vedere, se volete vedere qualche foto o capire dove si trova, e vi consiglio di andare sulla pagina Facebook Riflessi Parrucchieri, oppure c'è Instagram Riflessi Parrucchieri, oppure c'è da andare direttamente, prenotare e andare direttamente via Dario Nicodemi 75 presso la palestra Virgin Active a Bufalotta, quindi è lì, quindi con l'occasione vi segnate anche in palestra. Volendo, sì, volendo. Assolutamente. Così, dopo la palestra, tutto collegato. È tutto collegato, sì. Vuoi aggiungere qualcosa, Pasqualina o Carla? Abbiamo detto. Io vorrei salutare le nostre clienti, appunto, i nostri amici, e le nostre collaboratrici, la famiglia, perché è fondamentale, anche loro sono tutti fondamentali per noi. Quindi... Filippo Di Laura che va in palestra e lavora alla Virgin. Esatto, sì. Va bene, grazie a Pasqualina e Carla per essere state qui con noi. In bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. Ciao, grazie. Intanto ciao. La notte di Bainetro, ma continua.